Come nasce il Micromana? La forma Micromana nasce con io che facevo autostop per andare a scuola e mi prende su la madre di Lex con un ex seduto dentro che ascoltava. Quindi voi vi conoscete, la conoscete piccoli? Da quando andavo alle superiori, ah, okay. Stavo andando in autostop a scuola a Porto Gularo, che è a 20 km da Carlo, 25, perché chiaramente vabbè. E c'era la pubblicità, mi avevano già preso 2 o 3 volte perché la madre di Nex abitava là e cioè lavorava là, quindi lui andava a scuola in macchina con sua madre, e c'era la pubblicità di un concerto che doveva fare Neffa a Pordenone. Ok. E sento lui che dice, e lei che gli dice a lui: ah, ma è questo il concerto dove vuoi andare? Ok. E ho detto, io anch'io voglio venire. Ti sei infilato. È andata più o meno così, e così siamo diventati amici di Nex. Lui ha un paio d'anni meno di me. Sì. E quindi da lì, boom, è nata la cosa. Ma invece il Grano come che si è aggiunto? Grano dopo, lui era amico di un altro ragazzo che faceva le scuole più o meno con noi, sempre là a Porto Gruaro, che non era bravo a reppare così, però era un personaggio storico, sì, ecco. Sì. E a un certo punto dice, questo ragazzo, Gianni, che devi sentire, questo ragazzo è bravo. Senti, Giamma è mio figlio. Giamma è Gianni Grano, così c'ha... ed è entrato a far parte, cioè ormai c'è sempre stato, cioè sì, dall'inizio. È sempre stato, è vero. Fondatore siamo gli Nex, ma lui è fondatore. Quando guardavo ieri la prima copertina del vostro primo disco, come 3 sbarbi, fratello, cioè proprio 3 sbarbi magrolini, ma quella con il cane, pesissimo. Sì, che faccia avevamo? Già va venire dalla sbarbi, pesissimo. Cioè mi sono detto, minchia, il tempo passa però. Beh, allora,